è così importante la gestione dell'ingresso uscita? Perché chiaramente se noi abbiamo come unico riferimento per scambiare informazioni con il nostro sistema la tastiera e il monitor nel quale vengono visualizzati i risultati, chiaramente quando le mole di dati da immettere e da elaborare sono grosse, l'utente sarebbe costretto a inserire centinaia di dati. Immaginate di dover mettere una matrice 10x20, significa immettere 200 dati a mano, e questa cosa, se dovete ripetere poi quando fate il testing di un programma, voi dovete ripetere molte volte l'esecuzione per capire se ci sono errori, allora ogni volta dovreste rimettere a mano i dati, quindi questa cosa sarebbe noiosissima. Ma c'è anche un altro motivo: in tante applicazioni il risultato dell'elaborazione di un programma può costituire l'input per un altro programma, e allora è chiaro che le informazioni che vengono elaborate da un programma devono essere salvate su file e successivamente rielaborate da un altro programma che le legge direttamente da questa struttura dati. Quindi dobbiamo capire come a livello di linguaggio trattiamo queste strutture. Fino adesso, in maniera del tutto semplice, voi avete utilizzato i costrutti C-in, C-out. Questi costrutti rappresentano dei particolari oggetti nel linguaggio C++. Ragazzi, voglio fare una premessa. In molti linguaggi di programmazione ci sono direttamente delle funzioni che permettono di leggere o stampare dei dati. Posso leggere da tastiera, stampare a video, leggere da file, stampare su file, eccetera. Per esempio nel linguaggio Pascal ci sono le istruzioni read, write, readline, writeline. Nello stesso linguaggio C++ ci sono i costrutti che sono stati ereditati dal linguaggio C. Questi costrutti si chiamano printf, scanf. Printf per stampare delle informazioni, scanf per leggere delle informazioni. Per stampare su file o leggere da file ci sono fscanf, fprintf, eccetera. Questi costrutti ho deciso di non trattarli nell'ambito di questo corso perché sono i costrutti tipici del C. E perché nel linguaggio C++ voi avete già utilizzato i costrutti C-in, C-out per leggere, e quindi in continuità con quello che abbiamo fatto, quella lettura da tastiera o la stampa a video, faremo le stesse cose su file. Ma nel linguaggio C++, che è un linguaggio a oggetti, è stato introdotto il concetto di stream. Che cos'è lo stream? Lo stream è quello che viene detto un flusso di dati. Ci può essere un flusso di dati in ingresso, un flusso di dati in uscita. Facendo proprio l'approccio del linguaggio C++, che è un linguaggio a oggetti, di fatto questi stream rappresentano degli oggetti nel linguaggio C++. Noi non abbiamo avuto il tempo di trattare la parte oggetti nell'ambito di questo corso, ma un oggetto è una particolare struttura dati che contiene al suo interno non solo le variabili che servono a rappresentare l'oggetto, ma anche le funzioni che possono lavorare su questo oggetto. Sarebbe un po' come dire: se io potessi definire l'oggetto stack, allora potrei definire dentro questo oggetto non solo la struttura dati, per esempio l'array allocato in modo statico e in modo dinamico, ma anche direttamente le funzioni che lavorano su questo oggetto. Per esempio la push e la pop che abbiamo visto potrebbero essere direttamente definiti in modo specifico per quell'oggetto. Bene, noi questo approccio non abbiamo avuto modo di approfondirlo, però gli stream sono degli oggetti, quindi sono delle particolari strutture dati che contengono al loro interno i dati nei quali vengono memorizzate le informazioni e gli operatori che agiscono su questi dati. Quindi per trattare la gestione dell'ingresso-uscita nel linguaggio C++
dobbiamo fare riferimento a questi particolari oggetti che sono gli stream. Ma la domanda principale è questa. Voi tutti siete abituati a utilizzare i file. I file sono i documenti che voi memorizzate sul vostro calcolatore. Siete abituati a usare documenti Word, Excel, quello che sia. E i file sono memorizzati sull'hard disk, quindi una struttura dati che si trova sull'hard disk. Ma se io voglio gestire un file all'interno del mio programma, allora è il mio programma che dovrebbe mettere le mani su questi particolari documenti che sono memorizzati sull'hard disk, leggerli, elaborarli e eventualmente riscriverli, un poco come fate quando lavorate in Word. Poi da Word aprite un documento, allora il programma Word che va sul disco apre questo documento, lo modifica e lo risalva sul disco. In realtà, anche nel caso di Word, che è la cosa più semplice con la quale siete abituati ad utilizzare, non è il programma Word che mette direttamente le mani sull'hard disk, ma il programma Word chiede al sistema operativo: guarda, a me serve aprire il file che si chiama c://claudio.doc. Me lo prendi? Il sistema operativo accoglie questa richiesta, va sul disco, prende questo documento e lo consegna al programma Word che lo elabora. Quando il programma Word ha fatto tutto quello che deve fare, chiede di nuovo al sistema operativo: guarda, io l'ho modificato, adesso dammelo a riscrivere sul disco. Se così non fosse, immaginate che chi ha scritto il programma Word si sarebbe dovuto anche occupare di sviluppare tutta quella parte di software che accede al disco, individua settore e traccia dove si trova il file, prende questo documento, se lo porta al suo interno, eccetera eccetera. In realtà il sistema operativo ha una particolare struttura che è di fondamentale importanza, che si chiama il file system, che è quello che serve a gestire i file, tutti i file memorizzati sul disco. Quindi quando guardiamo il modello di von Neumann, allora noi abbiamo la CPU, la memoria centrale, tutto collegato attraverso il bus di sistema, la memoria di massa, per esempio l'hard disk. Allora, chi è che si occupa di tutto quel complesso protocollo di trasferimento tra, vedete, per leggere un file io devo accedere a queste informazioni, trasferirle attraverso il bus in memoria centrale, dalla memoria centrale le elaboro. Ragazzi, tutto quello che fa il processore lo fa, come abbiamo visto all'inizio del corso, lavorando sulla memoria centrale. Quando voi lavorate in Word, una parte di questo documento viene caricato in memoria centrale, qui viene modificato dal programma Word, una volta modificato viene riscritto sulla memoria di massa. Chi si occupa di fare tutto questo? Allora, è il sistema operativo che rende a noi utenti virtuali tutte queste operazioni. Quando io dico voglio aprire il file c://claudio.doc, è il sistema operativo che provvede ad accedere attraverso una particolare struttura dati a capire per ogni file dove si trova esattamente sull'hard disk. C'è una parte che si chiama FAT, per esempio, file allocation table, che per ogni nome di file mi dice qual è la posizione in termini di testina e traccia sulla quale, nella quale comincia il mio file. A partire da lì, dall'hard disk, io recupero le varie informazioni. Ora, senza entrare nei dettagli di come sono allocate le informazioni sull'hard disk, e questo va al di là degli scopi di questo corso, però sull'hard disk ogni documento inizia in una certa posizione. Ora, come viene individuata questa posizione? Dando il settore nel disco dove comincia e la testina che è interessata
che è l'attestino dove comincia la traccia, dove si trova il file. Normalmente su un hard disk possiamo avere più dischi, quindi più coppie di testine. Per ogni disco c'è una faccia superiore e una faccia inferiore, su ogni faccia ci sono le tracce, in ogni traccia ci sono i segmenti, quindi un'informazione, un file è associato alla coppia settore, traccia, dove si trova, dove comincia il file. Queste informazioni per ogni documento sono contenute in una tabella. Ora, perché questa roba è complicata per l'utente, fortunatamente il sistema operativo ci viene incontro e se ne occupa lui. Allora, quello che noi da utenti dobbiamo fare è chiedere al sistema operativo di fornirci queste informazioni. Quindi il file system è quello che si occupa di gestire queste informazioni, i programmi degli utenti devono interagire con il file system per scambiare queste informazioni. Quindi il file system, questo è il concetto più importante, offre una visione logica uniforme della memorizzazione dei dati basata su un'unità di memoria logica, il file, definita indipendentemente dalle caratteristiche fisiche della particolare unità. Cioè, a me non mi frega niente di sapere se quello è un disco allo stato solido, se è un disco, diciamo, tradizionale, se è un disco esterno collegato via USB. A me non mi frega nulla. Una volta che, se voi prendete un hard disk esterno, lo montate collegandolo alla porta USB, quella è un'unità. Tutte le informazioni che stanno là dentro sono memorizzate nella tabella relativa a quel dispositivo. Ecco perché il dispositivo va montato. Quando voi collegate un hard disk mediante la porta USB, si fa un'operazione che si chiama il mount del disk. Cioè quell'unità viene riconosciuta dal sistema operativo, la sua tabella dei file viene caricata dal sistema operativo, da questo momento in poi tutto quello che c'è lì dentro è raggiungibile attraverso questa tabella. Senza il mount questa operazione non si può fare. Ma da noi utenti o scrivo c://claudio o d://claudio.d è un'unità completamente diversa, non ce ne frega nulla. Fortunatamente il sistema operativo che rende virtuali per noi queste operazioni. Ora, la cosa fondamentale è che quindi il sistema operativo ci mette in contatto con il file che si trova fisicamente sul disco. Però quando voglio leggere un file, io devo elaborarlo all'interno del mio programma. Quindi ci vuole una variabile, qualche cosa scritta nel mio programma che si collega a questa unità esterna. Questo qualche cosa sono gli stream del linguaggio C++. Quindi uno stream è un'interfaccia logica che è indipendente dal particolare dispositivo di input e di output. Gli stream vengono usati per leggere e scrivere su file. Chiaramente per poter leggere o scrivere su file è necessario collegare uno stream ad un file esterno. Allora ragazzi, prima di darvi i dettagli del linguaggio, come sempre a me interessa che noi capiamo qual è il problema. Allora, voglio farvi un esempio per farvi capire quali sono le problematiche. Allora, se questo è un hard disk, l'hard disk è diviso in tracce che sono delle piste concentriche. Sulle tracce, poiché la traccia è un continuo, per marcare dove comincia la traccia, c'è un marcatore che dice, per esempio, questa traccia comincia qua. La traccia è suddivisa in settori. Misure tipiche sono 640 byte oppure 512, cioè ogni settore è caratterizzato da una quantità di byte.
Allora, normalmente un file viene memorizzato su diversi settori all'interno del mio hard disk. Chiaramente questo è il disco. Per quello che abbiamo visto nel sistema operativo, voi avete capito che come ogni unità collegata attraverso il bus, ci deve essere un'interfaccia che ci fa da gestione per i dati, no? Se guardate il modello di von Neumann, questa è la memoria di massa, cioè l'hard disk, ma poiché questa deve parlare con la CPU e deve scambiare informazioni con la memoria, ci sarà un'interfaccia. In particolare, quando si accede a dei file, dato che la differenza in termini proprio di tempo per accedere a un file che si trova sull'hard disk, impieghiamo millisecondi. Per andare a prendere un dato che si trova in memoria centrale, impieghiamo dei nanosecondi. Allora, i sistemi operativi si sono evoluti e c'è un particolare meccanismo che si chiama il DMA, Direct Memory Access, che fa sì che mentre il processore fa altre cose, il meccanismo del Direct Memory Access collega direttamente la memoria di massa alla memoria centrale, cioè provvede a copiare i dati da un'unità all'altra. Ragazzi, ma qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che se io volessi andarmi a prendere un blocco di dati da un file, quando voi fate l'operazione cin maggiore maggiore x, allora voi state immaginando di prendere un dato da tastiera e lo mettete nella variabile x. Supponiamo che invece di prenderlo da tastiera, questo dato me lo voglio prendere dal file. Allora, se io volessi prendermi un singolo valore intero dal file, immaginate una variabile intera occupa 4 byte. Allora, io mi vado a prendere 4 byte che stanno scritti qua. Quanto tempo ci impiego? Ci impiego qualche millisecondo. Poi voglio prendere altri 4 byte, ci impiego altri millisecondi. E quindi, se volessi leggere ogni volta dal file esattamente come leggo da tastiera, questo mi comporterebbe un terremoto di tempo sprecato. Ma chiediamoci, quando leggo un dato da file, qual è il grosso del tempo che spreco? Chiedo al sistema operativo, guarda, voglio leggere i dati dal file. Il sistema operativo mi mette in comunicazione con il dispositivo fisico. Chiaramente il disco gira sempre. Allora, quando io voglio leggere un'informazione da file, devo aspettare che, se questa è la testina di lettura, che l'informazione che si trova qua compie un giro e torna sotto la testina. Dopodiché io comincio a leggere dalla posizione corretta e devo trasferire i byte dal disco alla memoria. Ora, il grosso del tempo che spreco è nel posizionarmi sull'hard disk. Il trasferimento, o trasferisco un byte o ne trasferisco 500, è grosso modo la stessa cosa. Allora, a me che cosa mi conviene? Leggere 4 byte o leggerne 500? Ne leggo 500, perché negli stessi millisecondi mi sono letto 500 byte. Dove me li porto? Me li porto in un'area che si chiama di buffer, di modo che mi leggo tutto un settore e me lo butto qua dentro. Tutte le altre operazioni di lettura sugli altri dati, invece di farmeli sull'hard disk, me li faccio in memoria. Qui vado alla velocità di nanosecondi, qui vado alla velocità di millisecondi. Quindi le operazioni di lettura-scrittura sono operazioni che vengono virtualizzate mediante i buffer. Ragazzi, questo è un meccanismo generale. Ogni qualvolta voi dovete mettere in comunicazione due unità che lavorano con tempi molto diversi, ci vuole un buffer. Vi faccio un esempio. Immaginate una linea di produzione che sforna dei pezzi con una certa frequenza, per esempio 10 pezzi al minuto.
Questi pezzi che vengono tirati fuori da questa linea devono essere poi elaborati, impacchettati e mandati allo smistamento. Però le operazioni di impacchettamento sono più lente. Allora, se la linea continua a produrre sempre pezzi, chi li deve impacchettare? Corre, ma questi pezzi arrivano in eccesso. Che succede? Succede che mettiamo un pannello di transito dove i pezzi si accumulano mentre vengono smistati, cioè esattamente il buffer. Questo è un concetto generale. Ogni qualvolta dovete collegare due unità che hanno velocità diverse, ci vuole un'area di transito di mezzo che ci consente di gestire queste operazioni. Allora, di fatto, quando io voglio leggere un dato da file, non leggo il singolo dato che mi interessa, ma mi prendo un intero blocco e lo metto qui dentro. Dopodiché tutte le altre operazioni di lettura le faccio da qui dentro. Quando ho consumato tutti i dati che ho caricato qui dentro, che succede? Si genera un'interruzione. La CPU rileva questa interruzione, attiva di nuovo il meccanismo del DMA, prendo un altro blocco e me lo butto qui dentro. Dopodiché le altre, e quindi è come se ci fosse un puntatore che scorre quest'area. Quando l'ha letta tutta, dice è finita, allora si prende un altro blocco, lo si butta qui dentro, il puntatore che nel frattempo è arrivato qui viene reinizializzato e da qua ricomincio a leggere. Ragazzi, questo meccanismo, quando ho cominciato a programmare io, bisognava definirlo a livello di sistema. C'erano nei sistemi operativi dei file di configurazione dove bisognava settare delle variabili che si chiamavano files e buffer, che dicevano al sistema operativo: guarda, io voglio leggere al più 20 file contemporaneamente, quindi mi devi definire 20 aree di transito fatte così, perché per ogni file devo associare una e una sola area. Nel linguaggio C c'è proprio il tipo puntatore a file, si scrive come tipo, si scrive così, file asterisco, che è proprio un puntatore che punta all'area del buffer e ci consente di scorrere il buffer caricando le informazioni. Questa è la gestione dei file che si faceva con il linguaggio C. Nel linguaggio C++, come molte cose, tutto questo è stato virtualizzato. Che vuol dire? Vuol dire che è stato creato un oggetto che si chiama stream, che al suo interno, come variabili sue interne, c'ha un puntatore a file, c'ha un'area di buffer dove vengono caricate le informazioni, c'ha una serie di flag che mi dicono se la lettura, scrittura è andata a buon fine, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa complessa struttura dati è quella che va sotto il nome di stream. Ora, poiché entrare nei dettagli di queste operazioni non solo è complesso, ma richiederebbe da parte vostra una conoscenza della programmazione ad oggetti. Quindi i dettagli non vi interessano. Da un punto di vista utente, che cosa vi interessa? Fare le stesse operazioni che si potevano fare con i file nel linguaggio C. Vale a dire, io voglio leggere da file, voglio scrivere su file e voglio poter collegare la mia struttura interna nel linguaggio C++ al file fisico che si trova sulla disk. L'operazione di collegare il file fisico, quindi di collegare il file fisico a questo buffer, di prendere il primo blocco di dati e di caricarlo in quest'area di memoria, si chiama apertura di file. Quando io voglio aprire un file, dico dal linguaggio C++ apri il file che si chiama claudio.txt. Allora, questa richiesta viene fatta al sistema operativo. Il sistema operativo, tramite il file system, va sul disco, individua dove sta questo file,
carica, il primo collega questo file al mio programma C++, carica il primo blocco di dati nel buffer. Definisco una variabile stream che chiamo per esempio f. Da questo momento in poi a me basta fare f maggiore maggiore x, e questo è l'equivalente di gin maggiore maggiore x, dove gin è un oggetto predefinito nel linguaggio che collega direttamente la tastiera al programma mio C. Attraverso gli string io definisco una variabile f che è uno string, con delle istruzioni che tra un attimo vedremo collego il mio file esterno alla variabile f che è uno string. Vedete ragazzi, questo è un oggetto nel linguaggio C++, vale a dire è una particolare struttura dati che contiene tutte le strutture per memorizzare le informazioni, il buffer, i puntatori, i flag, eccetera eccetera, e ha degli operatori definiti su di lui. Maggiore maggiore è un operatore che si applica a un oggetto stream, cin è un oggetto stream predefinito, f è un oggetto stream che mi sto definendo in questo momento io. Allora io scrivo stream f, poi chiamo una funzione che si chiama open sullo stream e quindi collego il file esterno alla mia variabile f. Quando ho fatto questo collegamento, facendo così, io che cosa vado a fare? Prendo i byte che stanno nel buffer e quindi avanzo nello scorrere lo stream, prendo questi byte e li metto nella variabile x. Quando faccio una lettura prendo altri byte e li metto nella variabile x. Io scrivo questo in automatico. Quando questo stream l'ho esaminato tutto, in automatico viene preso il blocco successivo dal disco, viene ricaricato nel buffer, il puntatore si rinizializza, comincio a leggere da qua dentro. Quindi ragazzi, dal mio punto di vista di utente, di tutta questa storia complicata non mi interessa nulla. A me basta definire una variabile tipo stream, collegare questa variabile f al nome del file che sta sulla disk, dopodiché scrivo questo esattamente come prima scrivevate questo file. Il gioco è finito. Quindi l'idea fondamentale degli oggetti nel linguaggio C++ è che rendono virtuale tutta questa complessa sequenza di operazioni che servono per collegare un dato che si trova sull'hard disk alla struttura interna del mio programma, cioè a dati che si trovano necessariamente in memoria centrale. Questo avviene in lettura. E in scrittura che succede? Se io dico f minore minore x, vuol dire, così come facevamo cout minore minore x, questo diceva fai in memoria della variabile x, prendi il contenuto e mandamelo sul monitor, perché cout è un altro oggetto predefinito che è collegato direttamente al monitor. E se io scrivo invece f minore minore x, la stessa cosa, vai in memoria la variabile x, prendi il contenuto e scrivilo sul file. Ma dove lo scrivo? Lo scrivo sul buffer. Quando scrivendo vedete c'è un puntatore, scrivo e il puntatore si sposta, scrive e il puntatore si sposta. Quando non c'è più spazio, perché l'ho usato tutto, in maniera automatica tutto quello che sta scritto qua viene copiato nel settore corrispondente del mio file sull'hard disk. Di questo non ci occupiamo noi. Noi scriviamo in questa maniera e quindi scriviamo direttamente sul buffer. Quando il buffer è pieno, tutti questi dati vengono trasferiti sull'hard disk. Allora,
Qual è l'unico problema che può succedere scrivendo, facendo queste operazioni? Ragazzi, nelle applicazioni che stiamo facendo noi, queste cose, tutto sommato, sono applicazioni semplici, quindi queste problematiche non vengono fuori. Ma io mi occupo di elaborazione evolutiva, algoritmi genetici. Allora, i nostri algoritmi impiegano anche una giornata intera di calcolo macchina per produrre dei risultati che vanno salvati su file. Immaginate se dopo una giornata di calcolo, nella quale io ho immagazzinato le informazioni su questo buffer, il programma per un errore si interrompe e tutto quello che sta scritto qua è ancora scritto in memoria, lo sta scritto qua solo. Se il programma si interrompe, tutta la sua struttura viene cancellata, quello che sta scritto qua è quello che è perso. Allora, se un'operazione che mi è costata qualche nanosecondo in memoria, chi se ne frega. Ma se io ci ho lavorato ore di calcolo per produrre un risultato, questo non è ancora salvato sul disco, perché si trova nel buffer più dentro. Allora, i progettisti si sono inventati un'operazione che si chiama di flush, che in pratica, anche se questo buffer non è pieno, forza a prendere questi byte e a copiarli direttamente sul disco, di modo che una volta che è stato sul disco, sono salvi, qualunque cosa succede, quelle informazioni le ho conservate lì. Allora, fare queste operazioni significa che io sto aumentando la frequenza con la quale salvo i dati dal buffer fisicamente sull'hardisk. Qual è il limite di fare di frequente queste operazioni? Qual è il prezzo che pago per la sicurezza? Che quando scrivo qua impiego nanosecondi a scrivere, quando scrivo qua impiego millisecondi. Più volte vado sull'hard disk, più tempo impiego. Se per esempio io faccio un flush a metà del buffer, per metà di questi dati vado sull'hard disk e spreco millisecondi. Se invece lo faccio tutto intero, ragazzi, io ho proprio mezzo buffer, ho proprio un buffer intero, il tempo è praticamente lo stesso. Allora, se io aumento la frequenza con la quale copio i dati, sto rallentando il programma per ogni operazione dell'ordine dei millisecondi. Quindi queste operazioni vanno fatte solo quando è strettamente necessario. Se però il dato che sto salvando è un dato sensibile, perché ho impiegato ore di calcolo per produrlo, allora che impiego qualche millisecondo in più per salvarlo è un prezzo piccolo che mi conviene pagare. Quindi, riassumendo, e ora vediamo i dettagli del linguaggio, leggere o scrivere su file significa collegare un file fisico che c'è sull'hard disk a una struttura dati in memoria centrale. Questo viene fatto con dei buffer che mi fanno gestire il transito. Ci sono delle strutture dati particolari che si chiamano stream, che ci permettono di leggere o scrivere dati su file. Un'ultima considerazione. Il modo più semplice di gestire i file è di guardarli come una struttura sequenziale. Che vuol dire? Voi siete lontanissimi anche proprio come vostro uso comune sulle strutture sequenziali, ma quando ero ragazzo io la struttura dati per archiviare la musica, per esempio, era la cassetta. La cassetta è una struttura tipicamente sequenziale, c'è un nastro dove la musica viene incisa. Se voglio ascoltare il terzo brano, non c'è niente da fare, devo girare, devo scorrere il nastro primo, secondo, e poi arrivo il terzo brano. Oggi con i DVD voi dite traccia 3, oh, e parte la traccia 3. Quindi non siete proprio abituati alle strutture sequenziali, ma una struttura sequenziale come il file è fatta in questa maniera.
se io voglio leggere l'esimo byte devo aver letto precedentemente gli altri i meno 1, quindi il file si legge in maniera sequenziale. Allora ragazzi, immaginate che io devo leggere un insieme di dati, modificarli e salvarli di nuovo. Immaginate che per fare questo abbiamo usato una struttura dati di tipo vettore. Allora, leggo il mio vettore e per esempio modifico questi dati secondo quello che è l'esigenza del mio programma, li modifico e li salvo sullo stesso file, scusate, li salvo sullo stesso vettore. Mi sono espresso in maniera imprecisa, ripeto: leggo i dati di un vettore, li elaboro, salvo i dati modificati sullo stesso vettore. Domanda: ma se io questo vettore lo tengo memorizzato su un file, posso leggere questo file con questi dati, modificarli e memorizzarli sullo stesso file, così come faccio sul tipo vettore? Non so se sono stato chiaro. Leggo i dati di questo vettore, li elaboro e il dato che ho appena preso, scorrendo con l'indice, lo modifico e lo salvo stesso qua dentro. Scrivo per esempio perigheva da 1 a 10 AD uguale AD per 2. Sto moltiplicando per 2 tutti questi valori. Ora mi chiedo, questo lo faccio sul tipo array? Ma se questo array ce l'ho salvato su un file, posso fare la stessa cosa? Prendo questa della file, li modifico e li scrivo sullo stesso file. Quali potrebbero essere le controindicazioni? Questa cosa si può fare o no? Aspetto concettuale che dovete capire bene, poi è sintassi. Come si fa, come si dice questa cosa in C++? Ce la vediamo, facciamo un esempio, abbiamo capito la cosa. L'importante sono i concetti che ci stanno dietro. Allora, se io sto leggendo da file, ora o carico un blocco alla volta e poi con un puntatore leggo da qua, o li leggo stesso da qui, per noi è trasparente. Il punto è che una volta che ho caricato i dati nel mio buffer, ho un puntatore che punta a questo buffer. Io dico, prendimi i primi 4 byte che rappresentano il primo dato del mio vettore. Una volta che li ho presi da qua e li ho caricati in memoria, il puntatore a questo buffer è arrivato qui, perché questo è il dato successivo. Quindi è come se, scorrendo il nastro sulla mia testina, avessi, per sentire quel brano, il nastro è andato avanti. L'ho sentito, ma il nastro è andato avanti. Ho letto questo dato, il puntatore è andato avanti. Adesso io ho preso questo dato, l'ho elaborato, lo voglio riscrivere qua. Lo posso fare? Non lo posso fare perché il dato è andato avanti, è una struttura sequenziale. Ho letto quel dato e quindi il mio puntatore è andato avanti. Ora questa informazione è consumata, è come se io l'avessi presa da qua e fosse andata avanti scorrendo questo file che è sequenziale. Allora, se lo voglio cambiare, non lo posso fare più. Quello che potrei fare è, guarda, elabora tutto questo file, te lo metti in una struttura in memoria, chiudi questo file, poi lo riapri in scrittura, tutto quello che ho elaborato lo riscrivo qui dentro. Allora dovete tenere nettamente distinte
operazione di lettura, operazione di scrittura. Se volete leggere e scrivere contemporaneamente, l'unica soluzione è avere due file. Uno aperto in lettura, dove prendo i dati, li elaboro e sull'altro file scrivo il dato appena elaborato. Quindi è come se avessi, facendo un paragone, è come se non potessi usare un solo array, ma dovessi usare un array per prendere le informazioni e un altro array dove andare a salvare le informazioni memorizzate. In alternativa dovete elaborare tutto il file, portarvelo in una struttura dati interna al vostro programma, modificarlo, poi chiudere questo file, riaprirlo in scrittura. Io posso anche aprire un file che già esiste in scrittura e dire: guarda, sovrascrivimi su questo file. Allora, a partire da questa posizione, io riscrivo le informazioni in questo stesso settore e quindi sto cambiando il file stesso. Questa è l'unica cosa che concettualmente dovete tenere presenti. Vi farò vedere alcuni esempi su queste cose. Nel linguaggio C++ è possibile anche definire dei file non ad accesso sequenziale, ma ad accesso diretto, come fate sui DVD, cioè voglio andare direttamente in quella posizione. Questo però va un po' al di là degli scopi di questo corso, e ci sono degli algoritmi che permettono di individuare la posizione esatta dove andare a riscrivere una variabile in modo diretto, quindi non ho più un accesso sequenziale ma un accesso diretto a quella posizione. Però, diciamo, dovendo dedicare due lezioni sui file, è inutile fare troppe cose. Facciamo le cose più standard, quelle che utilizzerete sempre, e i file ad accesso diretto, se volete, una cosa che leggendo il manuale, se avete capito bene questi concetti di base, vi verrà poi facile comprenderla. Ultima considerazione che facevo: quindi io posso aprire uno stream in lettura, uno stream in scrittura, ma un'altra cosa importante è aprire uno stream in una modalità particolare che si chiama append. Che succede? Invece di sovrascrivere il file nella sua configurazione attuale, io mi metto nell'ultima posizione del file e le informazioni le aggiungo in coda. Quindi, quando lavorate in modalità append, voi vi trovate tutte le scritture messe in coda sullo stesso file. Questo è molto importante se volete salvare i risultati di un'elaborazione. Abbiamo avuto poco tempo per fare queste cose, ma se voi usate per esempio gli algoritmi iterativi, quindi che a ogni iterazione producono un risultato, no? Immaginatevi quello che abbiamo visto col metodo del dimezzamento: sto calcolando lo zero di una funzione e vado progressivamente dimezzando l'intervallo. Vorrei conservarmi un file per ogni dimezzamento, qual è il valore della funzione del punto medio dell'intervallo. Così alla fine so con che velocità sono arrivato a trovare lo zero della funzione. Allora, fatto un'elaborazione, salvo un risultato sul file, ne faccio un'altra iterazione, salvo un altro risultato, e così via. Lavoro in modalità append e così potrei tracciare a fine elaborazione tutto l'andamento delle mie iterazioni e sapere a ogni passo qual era l'errore che commettevo nel trovare lo zero della funzione. Oppure, se state utilizzando una tecnica numerica, devo risolvere un sistema di equazioni e uso un meccanismo iterativo, allora io posso conservare a ogni iterazione qual è la soluzione parziale che ho trovato. E quindi lavorare in modalità append è molto utile, perché ci permette di avere traccia di tutto quello che è successo nel corso dell'elaborazione. È un po' come
quando vedete la stampa dei risultati a video e vedete la sequenza dei risultati, invece di vederla solo a video, la salvate in modalità append su un file e vi ritrovate la storia di tutto quello che è successo. Quindi, riassumendo, un file si può aprire in lettura, si può aprire in scrittura, si può aprire in scrittura in modalità delete, cioè cancella quello che c'era prima, o in modalità append. Non cancellare quello che c'era prima, ma aggiungi queste nuove informazioni sul file. Allora, detto questo, andiamo più nel dettaglio sugli stream. Allora, esistono due tipi di stream, questa è la prima differenza fondamentale. Gli stream di testo, costituiti da una sequenza di caratteri hash, gli stream binari, possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di dato. Ragazzi, l'avete capita questa differenza qual è? Questo è un altro punto chiave che dovete capire. Allora, supponete che nella mia variabile x di tipo intero, supponiamo che x è un intero, il tipo intero occupa 4 byte, io ho scritto il valore 12. Avete studiato la rappresentazione dei dati per complementi alla base? Allora, il valore 12 come sarà scritto in complemento alla base su 4 bit, su 4 byte? È un numero positivo, quindi il valore scritto è proprio la rappresentazione 12 in binario. Allora, qua ci sarà 1, 0, 1, 0, qua 0, 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 0. Questo è il valore 12 scritto in binario in memoria. Quando fate cout x, che cosa vedete stampato a video? Il carattere 1 e il carattere 2. Quindi vuol dire che è stata fatta la conversione da binario a carattere. Quello che viene mostrato a video è il codice hash del carattere 1 e il codice hash del carattere 2. Cioè ho occupato 2 byte per scrivere questa roba qui. Questa è la rappresentazione interna, questa è la rappresentazione esterna. Su 4 byte noi possiamo scrivere valori interi con segno che vanno dall'ordine più o meno di meno 2 miliardi a più 2 miliardi. Allora, la rappresentazione interna sono sempre 4 byte. Ma se devo scrivere 1.578.000.000, eccetera, eccetera, quanti caratteri mi servono? Devo trasformare il valore dalla rappresentazione interna alla rappresentazione per caratteri, a video stampo i caratteri. Allora, se io mi apro un file di testo in stampa e faccio f minore minore x, su questo file che cosa viene scritto? X è la variabile che contiene questi byte, ma sul file che cosa mi trovo? Mi trovo 2 byte, nel primo byte c'è il codice hash del carattere 1, nel secondo byte c'è il codice hash del carattere 2. Qual è il vantaggio di avere una rappresentazione così? Dal punto di vista dell'occupazione ho sprecato un sacco di spazio, perché qua c'ho 4 byte, ma se voglio scrivere un numero dell'ordine del miliardo devo metterci 9 cifre, quindi per ogni numero invece di 4 devo scrivere, se è molto grande ci devo mettere 9 caratteri, quindi occupo 9 byte. Allora, perché lo scrivo così e non lo scrivo così? Perché una volta che l'ho scritto su un file di testo, se prendo il programma WordPad, Notepad o un qualunque elaboratore di testo,
apro questo file e ci leggo il valore 12. Ma se l'ho memorizzato così, apro questo file e che ci leggo? Faccine, simboli strani, che... cioè, questo file, se ho salvato le informazioni così, mi viene per ogni byte preso così dalla rappresentazione interna il carattere hash nel set hash esteso, cioè quella 8 bit, che rappresenta questa configurazione di bit, cioè roba strana, faccine, cose incomprensibili. Quindi l'utilità del file di testo è che io lo posso usare per scambiare informazioni tra un programma e l'altro, ma la cosa bella è che se io lo apro, io stesso utente posso vedere che ci sta scritto. Se io scrivo il file in binario, utilizzando la seconda modalità, su file non faccio altro che riportare pari pari la sequenza di bit che corrispondono a questo dato nella codifica interna. Quindi sto salvando su disco la codifica interna del mio dato. Ma se lo vado ad aprire e lo voglio leggere, quello che sta scritto non è comprensibile. Allora, quando è che usiamo uno e quando è che usiamo l'altro? Se io devo salvare su file delle informazioni che dovranno solo essere elaborate da un altro programma, mi conviene salvarlo così o così? Mi conviene salvarlo in binario, perché se queste informazioni non devo leggerle io, ma le deve leggere un altro programma che utilizza la stessa rappresentazione dei dati, allora glielo salvo in questa maniera e sto a posto. Ragazzi, però qual è il problema? Se io utilizzo un compilatore, io utilizzo GCC, salva i valori interi, il tipo int è salvato su 4 byte. Poi utilizzo un altro compilatore che per esempio per il tipo int utilizza 2 byte. Io salvo sul file in questa forma qua, poi lo voglio leggere con un programma generato con un altro compilatore. Secondo voi che succede? Un pasticcio enorme, perché l'altro programma prenderà questi primi 2 byte e in rappresentazione interna li interpreterà come questo valore intero che c'è scritto qua. Se lo metto così invece, quale che sia la rappresentazione interna, lo legge per carattere e lo commette. Allora, la codifica in binario la potete utilizzare se e solo se il programma che leggerà questi dati memorizza le informazioni nello stesso formato interno del programma che li ha generati. Se questo non è vero, succede un pasticcio. E allora ricorriamo alla memorizzazione per caratteri. Qui c'è una conversione esplicita tra formato interno, formato carattere, e quando lo leggo, tra formato carattere e il formato interno nuovo, quello del programma che sta elaborando queste informazioni. Quindi di fatto, negli esercizi che faremo tra oggi e domani, noi utilizzeremo il formato testo. Quindi, riassumendo, la parte esercitativa ce la faremo su file di testo e utilizzeremo file con l'approccio sequenziale, quindi file in lettura, file in scrittura separati, perché stiamo seguendo l'approccio sequenziale alla lettura scrittura dei dati. Ultima cosa importante: uno stream è composto di linee separate da un carattere speciale. Ogni linea ha 0 o più caratteri ed è terminata da un carattere a capo. Il carattere a capo qual è? Il famoso slash n, che di fatto è visto a livello di linguaggio C come un singolo carattere. Poiché il carriage return, a seconda dei sistemi operativi che si utilizzano, è rappresentato con caratteri diversi, nel linguaggio è definito slash n. Sotto Windows, per esempio, lo slash n si traduce nella coppia di caratteri 0a 0d, che sarebbero il carriage return e il line feed. Andare a capo significa
ma è qua. Ma per andare a capo devo fare un carriage return, ritorno all'inizio, e poi un line fit sulla linea successiva. Però noi a livello logico lo gestiamo come se fosse un singolo carattere, che è il carattere slash n. Perché non ce ne frega? Perché quando io vado a scrivere il carattere slash n, è l'interfaccia che gestisce i file, cioè il sistema operativo, che traduce quel carattere in quello corrispondente. È molto importante questo, perché per esempio tra Linux e Windows c'è differenza in questi caratteri. Allora, se io avessi il carattere specifico, farei un programma che può girare sotto Linux ma non può girare sotto Windows. In questa maniera ci rendiamo virtuali, il carattere slash n è quello poi chi va a scrivere metterà la coppia di caratteri che corrispondono a quel sistema operativo. Ragazzi, anche il modo in cui sono messi dati in memoria, questo è un intero su 4 byte, ma mo i meno significativi stanno messi nella parte alta o nella parte bassa? Cioè gli indirizzi crescono così o crescono così? Cambia, ci sono le due modalità, posso mettere prima i bit meno significativi e poi nelle posizioni successive più significativi o viceversa. Tutto questo ce ne frega? No, perché noi facciamo l'operazione di scrittura e l'interfaccia che si occupa di risolvere questi dettagli. Altrimenti io programmatore dovrei sapere, ma mo in questo sistema che ci metto, prima è più significativo o meno significativo, diventerebbe un macello. L'utente ha virtualizzato queste operazioni, questo devo fare, questo faccio, e poi come si realizza dal punto di vista fisico è un dettaglio che non deve preoccupare il programmatore. Allora, possiamo immaginare un file di testo con una sequenza di caratteri che possono essere letti, scritti in sequenza. L'accesso ai dati è sequenziale, quindi ho un puntatore fino ad arrivare a un carattere particolare che è il carattere di fine file. EOF sta per end of file. Allora, questo è un carattere vero? Allora, alcuni sistemi operativi associano a ogni file il punto di inizio e il numero di byte che questo contiene, così sa che quando parte, quando ha letto tot byte, il file è finito. In altri sistemi invece di usare il numero di byte c'è un marcatore di inizio file e un marcatore di fine file. Allora, a noi come è memorizzato fisicamente il file non ci frega nulla. Virtualmente immaginiamo che leggendo troviamo il carattere di fine file, ma questo è un carattere vero? Se c'è un carattere vero, ma altrimenti è virtuale, cioè trovo il carattere di fine file quando ho letto tutti i caratteri che fanno parte di quel file. Quindi la condizione di fine file è una condizione logica, non è detto che io debba trovare effettivamente. Che cosa succede? Leggo, quando faccio l'ultima operazione di lettura si genera la condizione end of file. Questa condizione mi dice che il file è finito. Mo ho letto un carattere, un marcatore specifico, oppure ho letto tutti i byte, a me non interessa. Nel fare l'operazione di lettura si genera quella condizione. Fisicamente dipende da come il sistema operativo memorizza le informazioni sul disco. Abbiamo detto che per connettere uno stream a un dispositivo devo fare un'operazione di apertura. La connessione viene interrotta con un'operazione di chiusura. Ragazzi, a livello pratico, quando faccio un'operazione di apertura, quali sono le informazioni che mi servono? Per poter aprire un file, abbiamo sempre detto che quando dobbiamo chiamare una funzione per fare una certa cosa, devo capire quali sono i dati coinvolti. Qui, quali sono le informazioni che mi servono per aprire un file? 2. Mi serve una variabile di tipo stream definita dentro al programma. Mi serve una stringa di caratteri
che rappresenta il nome del file, come visto è presente nel file system. Se voglio aprire un file che si chiama claudio.doc e sta nella cartella C2.esempi, io devo dire guarda, associa allo stream F variabili all'interno del programma il file il cui nome è la stringa c2.esempi/claudio.doc. Allora, per aprire un flusso mi serve sempre un nome di file esterno e una variabile di tipo string interna al programma. Il nome di file esterno è una stringa. La ricezione dati è detta estrazione da un flusso, no? Estraggo i dati da questo flusso, la scrittura è inserimento in un flusso di dati. Allora, in C++ sono stati definiti tre flussi standard. Queste sono variabili predefinite nel linguaggio. Abbiamo standard in, standard output e standard error. Standard error è il flusso standard dove vengono comunicati gli errori. Se c'è un errore di sistema, il programma si ferma, dove viene mostrato? Tipicamente sul monitor. Quindi lo standard output e lo standard error sono normalmente associati al monitor. Lo standard input è normalmente associato alla tastiera. Alla stessa maniera, nel linguaggio C++ sono stati definiti tre strutture dati, tre oggetti predefiniti nel linguaggio che si chiamano cin, cout e cr. Cin è la struttura dati per lo standard input. Ragazzi, questa variabile di flusso è collegata direttamente allo standard input. Non devo fare un'apertura, è predefinita nel linguaggio. Questa variabile è direttamente connessa a questa. La variabile cout è direttamente connessa allo standard output. La variabile cr è direttamente connessa allo standard error. Voi potreste anche dire cr minore minore apicetti si è verificato un errore. Dove la trovate questa stringa? Sul monitor, perché normalmente lo standard error è collegato direttamente al monitor. Allora potreste usare cout per mandare sul monitor i risultati di un'elaborazione, ma cr per mandare messaggi di errore nel caso si sia verificato una condizione di errore nel programma. Ragazzi, questi sono oggetti predefiniti, non devo né aprirli né chiuderli perché sono direttamente connessi con questi flussi standard. Viceversa, le altre variabili tipo stream che definiamo dobbiamo aprirle per collegarli alla struttura dati che si trova sull'hard disk. Questi oggetti si trovano direttamente nella libreria IOStream. Se non fate cancelletto include IOStream e mettete cin, vi compare l'errore. Cin chi è? È una variabile non definita. Cin è di fatto un oggetto predefinito nel linguaggio che si trova nella libreria IOStream. Ecco perché quando abbiamo scritto i mini programmi io vi ho fatto mettere sempre quella dicitura cancelletto include IOStream, perché se non ci mettevate quelli tutta la parte di ingresso uscita non potevate farla. Io ho detto fate un atto di fede, prendetelo per buono per ora, capirete poi perché si utilizza questa parte al momento opportuno. Gli operatori di flusso abbiamo detto che sono queste variabili definite all'interno dei programmi. Ragazzi, su questi oggetti sono predefinite una serie di funzioni. Vi dico questo, poi magari facciamo qualche minuto di pausa. Il concetto di oggetto, l'abbiamo detto un attimo fa, è quello di dire guarda, io metto insieme la struttura dati ma anche le funzioni che ci lavorano sopra. Allora,
nel linguaggio C++ io potrei ad esempio definirmi una struct e dentro questa struct, oltre a metterci i dati, ci metto anche delle funzioni. Ad esempio, allora immaginate che in questa struttura io ho definito due variabili, ma intanto una funzione che sta qua dentro. Questa funzione ha diretto accesso ai dati che fanno parte di questa struttura. Allora è come se io avessi definito non solo le variabili che compongono la mia struttura, ma anche le funzioni che hanno accesso a questa struttura dati. Allora, supponete che io definisco elem x. Allora, elem x che cosa significa? Ho definito una variabile x che è di tipo elem. Quanti byte ho messo in memoria? Quanto è grande questa struttura là? Ragazzi, sempre su due interi. La funzione è una e sola. Non è che viene allocata in memoria ogni volta che definisco la variabile x, ma questa funzione è una funzione che lavora direttamente su questa struttura. Poi qua io posso scrivere elem, un operatore particolare che si chiama punto punto, e qua ci scrivo void elem punto punto print parentesi parentesi, e qua potrei dire cout val cout pos. Vedete? Non c'è bisogno di specificare le variabili, perché sono queste le variabili che lavorano direttamente su questa struttura dati. Come faccio a richiamare questa funzione? x.print parentesi parentesi. Quando scrivo x.print sto dicendo, guarda, chiama la funzione print privata di questa variabile x che è una struct. Nel chiamare questa funzione c'è un passaggio esplicito. Scrivendo così io sto passando la funzione print, che sta scritta una volta per tutti in memoria, l'indirizzo dove si trova il dato x. Come glielo passo? Perché ho scritto x.print. Allora, le funzioni membro di un oggetto si chiamano così, con l'operatore punto. Allora, su questi particolari oggetti che sono gli string sono definiti degli operatori, come l'operatore maggiore maggiore minore minore, ma anche delle funzioni. C'è la funzione open che apre lo string. Allora, se ho definito string f, io scrivo f.open e gli passo il nome del file che voglio aprire. Allora, un attimo, la vedremo. In questa maniera sto collegando la funzione esterna allo string. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché tra un attimo vi troverete questo operatore punto associato a dei nomi di funzioni. Allora, sono semplicemente delle funzioni che sono definite per l'oggetto IOString. Quindi qua è come se ci fosse scritto void iostream punto 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 open parentesi parentesi, e il codice
che realizza la funzione open. Chi l'ha scritto questo codice è una funzione di libreria, io ce l'ho bella e fatta, la utilizzo includendo la libreria IOStream. Va bene ragazzi, fermiamoci qualche minuto e poi...